Allora, completiamo il discorso dell'evasione, che scuote molto gli animi. Allora, vediamo un altro messaggio. Scuote molto gli animi, questa è la Certo. conferma. Il problema delle buste paga non rispettate crea un danno non solo al lavoratore, ma anche a tutte quelle aziende che lavorano Sì. onestamente. Questa è concorrenza sleale, perché è ovvio che se paghi metà i dipendenti ti puoi permettere prezzi più bassi dei prodotti. Certo che Sì, sì, certo, purtroppo c'è già una abbiamo concorrenza l'estero che ci fa, sleale. abbiamo delle stesse Sì. diverse. Chiedo alla regia se ci mette in onda la slide, praticamente la terza diapositiva, gli ultimi dati su comuni e evasione fiscale usciti nel 2018, perché dice che nell'arco di tutto il 2017 nella nostra regione solo l'8% dei comuni, 46 su 572, ha segnalato attività irregolari. Sì, praticamente i comuni hanno la possibilità di fare dei cosiddetti patti anti-evasione, no? Con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. E quindi tutto ciò che si recupera, se comune segnala contribuenti evasori, tutto ciò che viene recuperato va al comune. Il primo rimborso, insomma, ecco, Certo, la sì. prima, quello che viene recuperato in quel momento. E quindi è anche un modo per, come dire, rimpinguare i propri bilanci. E anche dare un'immagine di serietà, un'amministrazione che è attenta e contro l'illegalità. Quindi fare questa Assolutamente. battaglia, secondo noi, è un esempio di, come dire, di onestà, no? Di essere veramente Però non un'amministrazione sono trasparente per i esatto. propri cittadini. Però ce ne sono pochi. I Eh sì, infatti, si è soldi partiti. incamerati sono circa 670.000 in linea con l'anno precedente, ma Sì. in netta diminuzione rispetto al 2015. E meno 35,2% rispetto al 2014, meno 40,5%. Allora, come mai? Eh Cioè, sì, che appunto ma dovrebbe cos'è che? essere. Perché è sconveniente per le amministrazioni, cioè poco mi Sì, è chiaro. c'è il problema del consenso, no? Allora, c'è anche il problema, glielo dico molto, molto schiettamente, insomma, ci sono state elezioni, ci sono stati cambi di amministrazioni e io dico che c'è una parte politica a cui veramente fare una lotta seria all'evasione non interessa, perché rappresenta gli interessi forse di una parte di quelli che invece le tasse non le pagano. Il problema per me è un altro, per gli imprenditori, piccole aziende, troppo costoso mettere in regola un dipendente. Se fosse meno costoso, allora la gente troverebbe più personale, ci sarebbe lavoro in più. Ormai i ragazzi al giorno d'oggi non hanno voglia di lavorare, tanto c'è Ecco, mamma e papà. sì. Cosa dice i ragazzi? Non un ragazzo, ma insomma, il giovane, cosa dice? Che non sempre ci sono mamma e papà. Sono dal 2015 circa che ci è stata costruita addosso questa retorica dei bamboccioni sdraiati, non abbiamo idee Sdraiati. politiche, non abbiamo voglia di lavorare, non abbiamo voglia di fare nulla. Insomma, per carità, forse sarò anche in un ambiente magari un po' diverso dagli altri, però tutte le persone che ho intorno e sono ragazzi che hanno la mia età lavorano per poter studiare. Viviamo in uno stato che non ci permette di studiare e studiare basta, perché molto spesso non è possibile farlo economicamente. Quindi non è vero che non abbiamo voglia di lavorare, mi dispiace contraddire la persona che ha scritto questo messaggio. Forse c'è una parte che proprio perché ha le famiglie alle spalle, ci sono tanti che hanno delle famiglie alle spalle che reggono, conosco, ho dei coetanei che hanno figli e li sostengono in Ma a tutto e quel per tutto, punto e altri invece che hanno difficoltà senza rivolgo io una sì. Dopo domanda. leggiamo il messaggio. È più giusto il fatto che io viva in uno stato che mi permette di studiare e concentrarmi sui miei studi o in uno stato che invece mi obbliga a lavorare e a sottrarre tempo a quegli studi che io stesso pago perché le tasse universitarie Si bisogna pagano pagarle? senza dubbio. E lì c'è un problema di impostazione generale, perché negli Stati Uniti la famiglia mette via i soldi per il campus universitario da quando il figlio nasce,
E hanno il prestito d'onore, però. Hanno situazioni diverse, però l'università costano l'ira di Dio. Vediamo un altro messaggio da leggere. C'è un sistema complesso un po' difficile. Vediamolo un attimo, se dalla regia ce lo rimettono in onda, così lo possiamo leggere, visto che ne stanno arrivando tantissimi. Palazzi di proprietà dell'INPS vuoti e sedi INPS in stabili privati, dove l'INPS paga anche 1 milione di euro al mese di affitto. Vero questo? Sì, sì. Bisogna stanare gli evasori e per continuare ad alimentare gli sprechi. E questo è un discorso, però... Sì, sì, ma c'è stato, il problema è anche qua, bisogna saperle le cose e capire da dove nascono. C'è stato l'ultimo governo Berlusconi, in cui c'è stata la cartolarizzazione proprio degli edifici pubblici e la sede dell'INPS storica nostra, sì, sì, Piazza Insurrezione, è andata a finire così e l'INPS si è trasferito nel palazzo, no, via degli Scrovegni, là vicino a via, sì, degli Scrovegni, assieme a dove era l'INPDAP, no? E questo è il problema, ma è ancora vuoto? Sì, ma infatti è una cosa indegna. Ultima slide, andiamo. A livello di importi recuperati, la provincia di Verona si piazza prima con 223.577 euro, in pratica un terzo delle entrate venete derivanti dalle segnalazioni. Come numero di amministrazioni locali coinvolte, invece il record lo detiene Vicenza, con 20 comuni impegnati nella lotta all'evasione, un numero comune esiguo rispetto ai comuni totali. Però insomma, dai, Verona, la provincia di Verona è messa bene. Sì, sì, ma poi si è... Andiamo un po' a macchia di leopardo, no? Questa situazione. Abbiamo realtà in cui anche piccoli comuni hanno fatto questo patto anti-evasione e insomma hanno dato prova veramente di essere, nonostante l'esiguità del comune, di essere grandi come amministratori, insomma, no? Certo. E lungimiranti e anche attenti alle esigenze dei propri cittadini e quindi di trovare tutte le strade per recuperare risorse. Chiaro, quindi questo è importante. Quindi voi vi... un altro messaggio. Dopo lo perdo. Voi pensionati dovreste essere paladini dei diritti umani, visto che avete vissuto sulla pelle 40 passanni di lavoro con tutti i soprusi subiti. La vista saggezza dovrebbe essere dispensata a tutti. Quindi un ruolo di portatori. E certo, i pensionati sono importanti per questo. Anche noi come SPI, come sindacato dei pensionati, anche dentro l'organizzazione CGIL abbiamo questo ruolo, no? Della memoria, della saggezza, come dire, no? Certo. E dell'esperienza che abbiamo accumulato, ma che però non vogliamo dispensare, come dire, io so, te lo spiego io so, ma certo. È sempre molto importante il confronto ed è per questo che abbiamo Emanuele, no? Perché Emanuele, il confronto su certi aspetti che avviene proprio a stretto contatto nell'ambito della legalità, nei campi. Allora, raccontaci un po' questa esperienza, questo è l'impegno dello SPI CGIL per la legalità, vediamo anche una slide così vediamo quante persone sono coinvolte, tutte le province italiane, cioè abbiamo una grafica che ci illustra. Intanto Emanuele ci racconta. I campi della legalità sono un periodo solitamente di 6 o 7 giorni che viene trascorso su un bene confiscato. Quindi un bene che è stato tolto dalle mani di un mafioso, comunque di un evasore, e che viene restituito a seguito di un iter giuridico e burocratico piuttosto lungo alla collettività. Solitamente i beni confiscati vengono assegnati ai comuni e poi i comuni a loro volta indicano dei bandi dove delle associazioni si impegnano poi a partecipare al bando e quindi a mantenere attivo e restituire appunto questo che sia un terreno, che sia una casa, che sia un box, un'azienda agricola alle persone di quel territorio. Molto spesso, se pensiamo anche al meridione, ad esempio, i beni confiscati sono diventati un punto di riferimento a livello lavorativo nelle zone in cui si trovano, proprio perché si impegnano a portare avanti un modello che è in netta contrapposizione a quello precedente. I campi della legalità in Veneto sono due, si tengono a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia e a Erbè in provincia di Verona e mettono in gioco giovani e anziani. E mettono in gioco perché i giovani trascorrono una settimana in cui viene fatta loro formazione sul tema della legalità, dell'antimafia sociale,
e i pensionati mettono a disposizione tutto quel grandissimo bagaglio di conoscenze che noi purtroppo generazione 2, 3, 4.0 stiamo un po' perdendo perché stiamo costantemente attaccati ai cellulari, questo è vero, mi autoaccuso personalmente. E... sì, sì, è proprio una missione di colpevolezza la mia. E stiamo un po' perdendo al campo di Herbé, io ho avuto insomma l'onore e l'onere di coordinare il campo di Herbé, è stata un'esperienza straordinaria, secondo anno che vado a fare questa esperienza. E, Un altro messaggio è, ma chi gestisce un bene confiscato ad un mafioso non viene poi tartassato dalla cosca mafiosa stessa? Io un po' di paura ce l'avrei. È vero? È vero. Racconta questo. Qui al nord meno. Diciamo che generalmente i beni confiscati al nord è già più difficile. Mentre in meridione è stato 2 anni fa. Beh, ma anche adesso, proprio la settimana scorsa a Corleone hanno bruciato il raccolto. Esatto. In un campo un anno confiscato. Gli hanno bruciato il fienile. In Campania lo stesso, non so, alla cooperativa che gestiva l'elicicoltura, per dire, tutte le attrezzature per l'irrigazione se non sono trovato rotto. Nonostante ci sia questo movimento anche di opinione pubblica, cioè, è proprio il movimento che loro dà fastidio. E quindi ecco, ma avete paura? No. Perché quello che chiedeva... No, non vedo... È solo la settimana saggezza. Paura, insomma, diciamo che... I giovani non hanno paura. A volte c'è preoccupazione, chiaro. Perché poi avete la responsabilità anche di chi viene, di questi ragazzi. Sì. Ma soprattutto sono le cooperative che sono di solito fatte di giovani, no? Cooperative di Libera, o di Arci oppure di altre associazioni, che sono veramente, li senti, quelli a sud, no? Fortemente motivati. Però preoccupati perché tante volte anche lo stesso contesto in cui si trovano, no? C'è omertà, c'è... si fa un po' il vuoto attorno e no, infatti non è mai una situazione facile. Devi finire il discorso, poi andiamo in pubblicità. Sì, è quindi un momento, sono dei periodi estremamente interessanti sia dal punto di vista formativo ma anche da quello puramente umano. I campi donano esperienze irripetibili, perché dico sempre ai ragazzi che vengono ai campi o comunque quando vado nelle scuole a parlare di legalità, io posso raccontarvi dalla mia bocca 1000 volte la storia di una persona che ha combattuto la mafia. Se ve la racconta quella persona è tutto un altro tiro. È certo, un'esperienza diretta. Vediamo il messaggio che è appena arrivato e poi andiamo al break pubblicitario e poi torniamo ancora insieme. A nord pensano che la mafia sia cosa da sud, ma in realtà è molto più presente di quello che pensiamo. E l'omertà c'è anche qua, non siamo molto diversi, è verissimo, perché si diffonde in modo capillare ormai. La mafia è radicata ormai al nord. L'importante è almeno parlarne, perché al sud hanno difficoltà a volte anche a parlare di certe tematiche, almeno parlandone. Anche con i giovani, facendo formazione, forse si crea una mentalità un po' più... Ah sì. Vabbè, chissà. Pubblicità, torniamo tra poco.